Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al penultimo della serie di incontri Mestieri della Fisica, incontri in diretta dedicati a raccontare le opportunità di carriera che offre una laurea in fisica o in discipline scientifiche. Io sono Anna Greco e oggi ehm, chiacchiererò con voi con Marco Cattaneo, giornalista scientifico e direttore delle riviste Le Scienze, National Geographic Italia, Mente Cervello, che però prima di tutto questo si è laureato in fisica presso l'Università di Milano. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Anna, grazie e benvenuti a tutti. Per, vedo che ci sono un sacco di ragazzi che ci stanno seguendo. Sì, e eh, ricordo a chi ci sta seguendo che adesso insomma faremo un po' quattro chiacchiere con Marco, ma alla fine delle nostre chiacchiere introduttive potrete fare direttamente delle domande a lui nella chat di YouTube qui a fianco, che noi leggeremo e riporteremo e risponderemo in diretta. Come abbiamo visto negli, sco negli scorsi incontri, quindi con una laurea in fisica, non solo ricerca pura, anche ricerca applicata, eh, impiego in azienda, anche comunicazione scientifica ed esperienza di, di Marco. Noi iniziamo però con la domanda di Rito. Marco, tu, scienziato fin da piccolo, o la passione che è arrivata con il tempo? Ma abbastanza, abbastanza fin da piccolo, si può dire, nel senso che sì, è arrivata col tempo, ma è cominciata presto. Eh, forse perché ero bravo in matematica alle elementari, nelle, nelle tabelline, non lo so. Eh, in, realtà, in realtà credo che ci siano diversi inizi eh, durante, durante le scuole medie, eh, mi sono appassionato sempre per via della matematica a quello che era il teorema di Fermatis, il famoso teorema irrisolto. E per eh, tre ore ho pensato di poterlo risolvere facilmente. D'altra parte, Fermatis ha detto che, che lui aveva trovato una soluzione semplice, ma che non ci stava, ma che non ci stava nel, nel risvolto del libro dove, dove stava prendendo l'appunto. In realtà, è stato, è stato dimostrato solo molti anni dopo e con una dimostrazione di 100 pagine complicatissime per cui forse ci sbagliavamo tutti e due, si afferma che io, anzi di sicuro, e poi, e poi perché credo forse verso la fine della terza media, lì la passione è cominciata guardando il cielo. Eh, uno zio, il zio materno mi, mi regalò un piccolo telescopio che portiamo alla casetta di montagna dove, dove, facevamo le, dove facevamo le vacanze con i miei genitori e lì ho cominciato senza grandi risultati devo dire a guardare il cielo probabilmente l'unica cosa che ho visto decentemente è la luna ma quella è grossa non mm. si tratta di questo è stato un po l'inizio eh, dopodiché dopodiché i mercoledì della scienza al planetario di Milano allora, dovete sapere che, che molti, molti anni fa, quando facevo le scuole medie, il liceo, io... Non c'era tutta la divulgazione scientifica che c'è oggi, erano pochi i docenti che la facevano, non c'erano comunicatori della scienza praticamente, erano pochissimi giornalisti. E, e io, niente, scendevo pomeriggi, mercoledì della scienza si chiamavano, il pomeriggio spesso e volentieri eh, al planetario di Milano facevano queste conferenze. Tra cui ce ne fu una memorabile di Nicola Cabibbo, grande, eh, grande fisico delle particelle, di fisico teorico italiano. E niente, io prendevo il mio bel tram numero 20 sotto il semaforo di casa, scendevo, scendevo a Porta Venezia e andavo a vedermi le conferenze. Credo che lì sia iniziata soprattutto la passione per la fisica, per la fisica e l'astronomia, tant'è che poi mi sono iscritto all'università con questa idea di studiare astrofisica. Eh, il passaggio all'università è stato così naturale o c'è stato qualche tentennamento, avevi già qualche dubbio? In qualche dubbio in che senso? No, dubbi poi e di sicuro di voler fare ricercatore? Eh, sì, sicurissimo, no? ero sicuro di voler diventare un premio Nobel, cioè non è che uno, uno non è che parte con le ambizioni basse. No? Ah, beh, fa... Certo, una volta che mi ci metto, mi ci metto per dei se risultati. Ci devi, se ci devi mettere, ti ci devi mettere seriamente. Per cui sono partito convinto di diventare un grande scienziato, eh, questo, questo più sui 13 anni che sui 18, in realtà. Eh, la scelta è, non è stata una scelta, cioè, ero quasi sicuro di fare fisica. Ho avuto un dubbio per molto tempo con, con matematica e anche con filosofia, devo dire. La scelta tra le tre facoltà è arrivata praticamente dopo, dopo l'estate, dopo il liceo, e, e niente, mi sono iscritto a fisica, dove poi ho sofferto moltissimo, ma quella è un'altra storia. E com'è stato poi questo passaggio dalla fisica al giornalismo scientifico? Allora, intanto, intanto il passaggio della fisica è stato complicato nel senso che i primi anni di università ho fatto un po' fatica, poi, poi me la sono cavata egregiamente, mi sono laureato con, con quel 110 lode che tutti sperano di raggiungere, eccetera, eccetera, perché insomma un po' devi essere secchione, non c'è niente da fare. E, 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 e niente, è stato, è stato del tutto casuale il passaggio al giornalismo, anzi più che casuale. Un, No, non si può essere volgari perché sono in fascia protetta. Un colpo di fortuna, diciamo, <ride> eh, mentre, mentre si direbbe anche un po' più, come dire, in maniera un po' più cruda. Eh, però sì, sono, diciamo che sono passato al giornalismo dopo l'anno stesso in cui mi sono laureato. Io mi sono laureato a marzo. Eh, e... e Intanto stavo facendo. Avevo fatto una domanda di dottorato in un'università francese con il gruppo con cui lavoravo. Sì, sono planato sul, sul giornalismo in realtà. Eh. Questa è l'immagine giusta è così. Ci sono arrivato proprio in maniera del tutto casuale, su una zattera volante. Perché, perché un bel giorno alla fine di agosto un mio compagno di università che ancora non si era laureato si è presentato con il Corriere della sera in università dove io mi stavo gingillando con un computer continuando a fare le cose che avevo fatto durante la mia tesi, insomma continuando a lavorare alle cose su cui avevo lavorato prima e, e dice, sai che sul Corriere c'è un'inserzione un per una richiesta, per una ricerca di lavoro e uh, Dico, sì, vabbè, ma no, guarda, cercano un giovane laureato in disciplina scientifica per inserirlo in ambito relazionale. E io ho detto, boh, proviamo. Lui non poteva perché non si era ancora laureato. Io ho detto, ma quasi, quasi rispondo. Ho risposto, ho mandato un curriculum con la mia miserabile laurea. Mi hanno fatto fare un po' di prove. e Poi un bel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: Senta, le prove sono andate bene, noi la assumeremmo e lì per lì ho detto boh che faccio perché se ero, ero sempre in attesa di questa risposta per un dottorato di ricerca in Francia eh, però a un certo punto ho pensato che, che in fondo mio padre mi aveva mantenuto a sufficienza e, e forse gli stavo facendo un regalo liberandolo, liberandolo del mio peso e a quel punto gli ho detto sì, un sì, un sì, Abbastanza convinto, tranne quando poi sono tornato a casa dopo aver firmato il contratto, perché sono tornato a casa e, e mia madre mi ha guardato e mi ha detto tu a fare il giornalista, ma non volevi fare lo scienziato. E però è cominciata così, insomma, un po' per caso mi avevano fatto fare una serie di prove, una serie di colloqui, tutto quanto, e, ed io ho iniziato mi hanno fatto scrivere subito una piccola cosa sulla, a proposito di quello che, lo, che stavo studiando con la mia tesi di laurea e dopo e penso che sia la cosa più brutta che sia mai stata scritta nella storia dell'umanità perché era tutto tranne che divulgazione scientifica era come se avessi parlato con quelli del corridoio, del corridoio a fianco no? tutta gente che si occupava di laser come me non si capiva niente adesso lo do ai, agli studenti o ai giovani o ai colleghi per riguardate dire, così, è come non si scrive e poi si ricomincia da capo. Facciamo un salto temporale e adesso com'è il tuo lavoro? E com'è cambiato? Mi viene spontaneo chiederti rispetto a quando hai iniziato wow, l'inferno. No, nel senso, adesso è l'inferno, nel senso che, vabbè, come l'hai detto anche prima, la responsabilità di tre giornali e mezzo, eh, con due piccole redazioni molto agguerrite, ma molto piccole, per cui, per cui dobbiamo fare un po' tutto da noi, e, e siamo veramente quattro gatti, tre da una parte, quella delle scienze, e tre dall'altra, quella di National Geographic. Per cui sono due piccolissime redazioni che devono fare un sacco di cose, per cui la, la mia vita è... Soprattutto roba organizzativa. E questo mi dispiace un po', perché in realtà l'aspetto del giornalista che scrive è quello che mi è sempre piaciuto di più, tutto sommato, tant'è che appunto rispetto all'inizio all è cambiato tutto, stiamo parlando di 30 anni fa, ricordiamolo: cioè, loro non erano non solo ancora nati, erano giovani anche i loro genitori, in realtà 30 anni fa, quando ho iniziato, anzi, quasi 31. 30 anni fa, quando ho iniziato. Allora, cominciamo col dire che praticamente non c'era internet. Intanto abbiamo detto una cosa, era la preistoria, non c'era internet il che significa che quando c'erano dei dubbi, per esempio le scienze è in parte tradotta da Scientific American no? eh, quando c'erano dei dubbi di traduzione c'era una, una nostra collega che anche lei prendeva il tram, però partiva dalla redazione andava alla biblioteca Sormani a Milano che era la principale biblioteca di Milano e andava a controllare sue enciclopedie eh, fonti straniere eccetera eccetera perché bisognava, bisognava ricorrere alle biblioteche, ai libri eh, dopodiché c'era poco e, e diciamo che era eh, si cominciava a lavorare sui computer per cui eh, si scriveva al computer, si correggeva il computer, ma i programmi di, di impaginazione erano antichissimi. Eh, Photoshop era la versione 1.0, una cosa. <ride> una cosa che, che oggi qualsiasi bambino direbbe che è schifo e, e, e niente, in realtà in 30 anni è cambiato tutto perché internet non è più solo un luogo di scambio di informazioni, ma anche un posto dove si pubblica si fa tantissima informazione e comunicazione, non solo della scienza. Eh, adesso, ecco, oltre, oltre ai giornali c'è un sito internet, quello delle scienze che è anche estremamente impegnativo perché praticamente è diventato un, un aggiornamento quotidiano, per cui siamo Partiti da un mensile a tre mensili e, e un quotidiano che sono un, tutti sotto la mia responsabilità. Per cui leggo un sacco di roba. La mia giornata è che io leggo un sacco, mi alzo al mattino e comincio a leggere cose. Eh, la grande fortuna è che leggo un sacco di cose diverse. Per cui oggi, oggi non lo so, oggi ho finito eh, di leggere testi di un catalogo, di una mostra che faremo a Pisa sul, sugli oceani. Eh, dopodiché ho scritto una cosa sul cambiamento climatico eh, e un'altra che non mi ricordo neanche più che cosa. Una giornata infernale, con, con dei tempi serratissimi, eh, però io dico sempre che sono 30 anni che mi pagano uno stipendio per imparare cose. E, Basta che non lo svegliate al mio editore, perché sennò poi mi chiede indietro il suo stipendio, però è una vita estremamente varia rispetto per esempio a quella che avrei fatto da scienziato, che magari passi un anno, cinque anni, dieci anni, anche tutta una carriera a rincorrere dei risultati, eh, più o meno sempre nello stesso settore. Io ho la fortuna di imparare un sacco di cose, magari non, non sempre, non tutte in maniera molto approfondita, ma su tanti tanti argomenti diversi. Mentre attendiamo le domande dalle chat io ti faccio un po' di domande di curiosità mia in realtà Vai. e cioè soprattutto a proposito di questo eh, come funziona la tua interazione con il mondo della ricerca l'interazione di un giornalista scientifico con il mondo della ricerca L'interazione di un giornalista scientifico con il mondo della ricerca, diciamo che è andata diventando un po' più facile anche quella negli anni. Perché, come, come ti dicevo prima, eh, non c'è stato. Quando io ho iniziato 30 anni fa, non c'era tanto spazio per la divulgazione. Diciamo che Le Scienze era forse l'unico eh, un, un, giornale, l'unica rivista di divulgazione scientifica che c'era in Italia. No? C'era anche un'altra un rivista che si chiamava Scienza e Vita Nuova a quell'epoca, ma niente di nuovo. Qualche anno dopo sarebbe nato Fox. Focus, eh, che ha sparigliato le carte, sparigliato le carte perché con questa sua divulgazione popolare, eh, anche un po' strillata se vogliamo, ma molto divertente ha coinvolto un sacco di giovani e giovanissimi, per cui, per cui è nata una serie di iniziative anche al di fuori di quello, cominciare dai festival della scienza come quello di Genova, e si è scoperto che c'era un sacco di gente che era assetata un po' di sentirsi raccontare la scienza eh, in una maniera che non è da addetti ai lavori. Col tempo, col tempo queste iniziative si sono moltiplicate e, e, e tutto quanto è diventato, è diventato molto, molto più divertente anche, nel senso che ci sono anche molti più colleghi che, che, fanno, che fanno questo lavoro, tutto sommato. Non so se ho risposto alla tua domanda, non credo. No, no, sì, assolutamente. Sicuramente è una, una cosa che è cambiata negli anni e, come dici tu, è sbarcata anche su mezzi diversi. Io stessa ho deciso di fare fisica grazie a Topolino, quindi... Forse c'è anche Lopoldino, un merito. Ha sempre, ha sempre parlato di scienza, eh? quello, quello è fantastico. Però ecco, sì, la, la divulgazione è diventata, è diventata estremamente, è diventata molto più importante. Forse anche per una ragione, io dico: Fa, la, la scienza è sempre più importante anche in decisioni di rilievo a livello politico per esempio no? le scelte che riguardano il cambiamento climatico sono scelte globali scelte che deve fare la politica e delle quali i cittadini devono essere consapevoli per cui che ci sia sempre più interesse anche da parte delle persone è una cosa importante nel frattempo ci sono arrivate un paio di domande una riguarda il tuo percorso universitario Arianna Valli ci chiede come sei riuscito a superare le difficoltà che hai incontrato nel periodo universitario Ah, le difficoltà che ho incontrato nel periodo universitario sono state, sono state di due ordini: una del fatto che mi sono distratto completamente dagli obiettivi, nel senso che studiavo meno perché passavo le mie giornate a giocare a pallavolo essenzialmente a stare con gli amici, a giocare a pallavolo perché che era il mio sport che facevo, non dico in maniera professionale, ma quasi, eh, le difficoltà principali che ho avuto eh, sono state relazionali, cioè io uscivo da un liceo dove ero il cocco dei professori, perché comunque ero quello, quello bravo in classe, quello che riusciva senza fare troppa fatica, eccetera, eccetera, e mi sono trovato eh, in un posto come l'università che era eh, estremamente impersonale. Eh, per I primi corsi a fisica quando, quando ero iscritto io, c'erano 150 persone. Per cui tu ti presentavi dopo sei mesi a fare l'esame da un docente che sostanzialmente non conoscevi, eh, col quale non avevi nessun rapporto personale che non aveva imparato a conoscerti eh, e, e forse c'è stato un po di da una parte un pochino di presunzione mia per cui pensavo che me la sarei cavata tutta la vita studiando poco eh, dall'altra questa difficoltà di avere un rapporto con un ente che era completamente diverso dalla scuola perché l'università diventava una roba in cui, in cui sei sostanzialmente un numero e un libretto eh, su cui mettere un voto all'esame lì ho avuto Tre anni di difficoltà abbastanza serie, nel senso che mi sono proprio perso, le ho superate come? Boh, allora, intanto infortunandomi a pallavolo, per cui sono stato quattro mesi con una caviglia fasciata, eh, mettendomi pace nella vita perché mi sono trovato una fidanzata che studiava, e, e, poi, e poi per una ragione molto semplice, mi sono messo a studiare un po' più seriamente. E, e, e devo dire che c'è stato un corso in particolare che mi ha aperto gli occhi su quelle che erano le cose che veramente volevo fare, che è stato il corso di istituzione di fisica teorica, dove, dove in particolare si insegnava la meccanica quantistica, quindi quella parte che, che, che ci racconta un pochino come, come sono fatti gli atomi, gli spin, tutte quelle cose lì. Eh, e sulla meccanica quantistica io, io lì mi sono innamorato e ho capito che quella era la cosa che volevo fare. Allora ho cominciato a metterci un po' più la testa, a fare un po' più seriamente e via. Invece ci arrivano delle altre domande che riguardano il tuo lavoro. In particolare ringrazio Davide Reale di una bellissima domanda, cioè qual è l'aspetto più complicato nel fare divulgazione scientifica? Allora, eh, ce ne sono tanti. Allora, l'aspetto più complicato intanto, vabbè, eh, intanto c'è trovare, trovare delle buone fonti di informazione primaria, no? perché eh, oggi come oggi abbiamo visto in pandemia quella, quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato l'infodemia, c'è stato un caos comunicativo mostruoso, ecco, bisogna trovare delle buone fonti credibili, eh, riuscire, riuscire a, trovare, a, come dire, a trovare la chiave per raccontare. Buona scienza perché spesso e volentieri è capitato, come dire, di cascare in, in inganni, tranelli, a volte anche involontari, perché a volte è capitato che riviste anche molto importanti pubblicassero cose che poi sono state ritirate. L'altra cosa, la cosa fondamentale, è cercare di mettersi nei panni del pubblico. Prima non a caso citavo il primo articoletto che poi erano 25 righe, una cosa lunga così, capito? Niente, niente di importante che mi ha fatto scrivere alle scienze, perché, perché il linguaggio che usavo era quello che usavo normalmente in università, per cui era un linguaggio che era adatto a una comunicazione con le persone che stavano facendo le mie stesse cose. Eh, in realtà quando si fa divulgazione bisogna sempre mettersi nei panni di un lettore che di quelle cose lì non sa nulla o comunque ha un'infarinatura molto superficiale che può essere che quella che ci danno a scuola o comunque quella che abbiamo per una passione per una certa materia e, e prendere una materia prima un po' difficile, un po' dura come la scienza, spesso e volentieri la fisica o l'astrofisica o la cosmologia che sono belle toste e riuscire a tradurla in un linguaggio comprensibile per qualcuno che non necessariamente di mestiere fa l'astrofisico o il cosmologo. A proposito di questo, qual è l'argomento di cui ti è capitato di scrivere che ritieni più difficile in assoluto da raccontare? O se c'è? No, no, beh sì, ce ne sono tantissimi. Per me, per me in particolare la biologia, soprattutto quando c'è biologia molecolare o biologia cellulare, perché non ho le basi, per cui ogni volta devo andare a cercare di ricapire che cosa, come, come funziona una cellula. Eh, poi ovviamente... Ci sono per esempio degli articoli, articoli scientifici, quelli che vengono pubblicati sulle riviste, le riviste peer review, cioè le riviste, eh, quelle per la comunità scientifica. Eh, se vai a vedere qualcosa che magari è un pochino nel tuo orizzonte, nei tuoi schermi radar, è una cosa. Quando vai su una materia molto diversa diventano incomprensibili, allora ci vuole anche magari l'aiuto di uno specialista che ti spiega, che ti fa capire. Che cosa vogliono dire in profondità certi articoli? Io devo dire che le cose per me più complesse biologia, cellulare, molecolare, perché quando vai nel, nel difficile, in quelle materie lì, diventano complicatissime. A proposito di ehm, diciamo, raccontare vari argomenti, non sempre dal, dal proprio ambito di appartenenza, eh, appunto Claudio Manzoni ci chiede in cosa consiste effetti, effettivamente il tuo lavoro di giornalista scientifico, qual è la tua giornata tipo? Aggiungerei. Qual è la diciamo la routine che segui per scrivere un pezzo, preparare un'intervista? Beh, per esempio, ecco, io adesso, adesso ho settimanalmente una rubrica sul venerdì di Repubblica. È una rubrichetta di 2000 battute, ma, ma quello che faccio, è, diciamo che nella giornata in cui, in cui scrivo quella rubrica, eh, io faccio una ricerca su diverse riviste scientifiche per vedere che cosa c'è eh, come, come ultime notizie, no? Cerco di, cerco di capire quali sono le notizie più interessanti e le propongo alla caporedattrice a cui fa capo la mia rubrica. Eh, dopodiché eh, lei mi approva quello che c'è, ecco lì, tanto per cominciare, è, è lo stabilire che cosa è interessante, che cosa è interessante per un giornale, lo è eh, qualcosa che in materia scientifica o anche ambientale, spesso e volentieri sono anche argomenti di cui scrivo, materia scientifica o ambientale può essere di grande rilevanza eh, per l'opinione pubblica, per le persone, no? cioè, se parli di cambiamento climatico è una cosa, se parli del clima su Nettuno è un'altra. Per dire, per cui il clima su Nettuno magari è secondario, il cambiamento climatico, il fatto che, che settimana scorsa in India e in Pakistan ci sia stata un'ondata di caldo a 45 gradi di media, è magari qualcosa di più raccontabile e che può far capire di più alle persone qual è la situazione, come sta evolvendo la situazione. Per cui fai qualche proposta e la fai sensata, cercando di puntare a qualcosa che possa essere di interesse generale. Dopodiché quando mi viene approvata mi leggo bene due o tre cose, non solo l'articolo stesso che, che riguarda quella cosa, ma anche un pochino di, di come dire, di, um, magari cerco due o tre fonti sullo stesso argomento ma che non raccontino la stessa cosa per allargare un po' le vedute e dopodiché mi metto a scrivere insomma quelle 2000 battute che sono una cosa abbastanza breve. Oppure per il resto della mia giornata c'è quella parte che sembra noiosissima, però è quella che in realtà ti permette di, di imparare le cose. <coughs> prendo, prendo gli impaginati dei giornali e leggo, correggo, chiudo, faccio le didascalie, insomma, quello, quello che facciamo tutti quanti in una, in una redazione eh, in, cui, in cui in qualche modo bisogna prendere eh, le pagine impaginate dai, dai, dai grafici. Uh, e intanto rivedere il testo che sia corretto, per cui verificare anche uh, che le affermazioni che ci sono fatte o comunque se si, se si parla di un'università piuttosto che di un'altra, verificare insomma che le informazioni dentro siano corrette e siano ben fatte. Dopodiché eh, magari il pezzo, l'articolo è più lungo di qualche riga, allora bisogna tagliarla perché bisogna chiudere la pagina fino all'ultima riga, eh, bisogna fare delle didascalie di illustrazioni o di fotografie eh, questa è la giornata. Dopodiché rispondo a 300 telefonate anche. Diciamo <ride> abbastanza varia, abbastanza errata. Devo dire che è un lavoro molto vario, su quello non ci si può lamentare, anzi ci si può lamentare del contrario magari. Senti, Marco, prima hai parlato di fonti e di corretta informazione. Ahmed Abdelba chi ci chiede dal tuo punto di vista come non farti ingannare dalla disinformazione. Uh, che cosa difficile. Eh, Ahmed, mi stai facendo una domanda difficile. Eh, intanto, intanto bisogna cercare di farsi un, come dire, una, una cultura scientifica di base importante. Dopodiché, eh, farsi inganna ingann essere ingannati dalla disinformazione è abbastanza facile. Eh, la cosa migliore è cercare sempre di non fermarsi alla prima cosa che si trova, alla prima informazione che si trova, provare a confrontare più fonti di informazione e Poi cercare di capire se una fonte di informazione è credibile o meno, perché poi ci sono delle fonti di informazione credibili, eh, che non necessariamente sono quelle legate ai quotidiani o alla televisione, eccetera, eccetera. Ci sono eh, delle ottime come dire, degli ottimi siti, degli ottimi siti di informazione online eh, che hanno un sacco di informazioni molto credibili, molto attendibili. Eh, seguire la disinformazione è, è, è facile perché comunque. Credo che una delle cose più importanti in tutto questo sia liberarci delle nostre convinzioni. Per esempio, io quando ero molto più giovane, quando si cominciava a parlare di cambiamento climatico, ero uno di quelli convinti che non, non, non fosse possibile che il cambiamento climatico fosse determinato dalle attività umane. Ora, ci sono le persone che erano nella mia stessa situazione che ancora adesso insistono a essere convinte che il cambiamento climatico non possa essere eh, causato dalle attività umane, e lo sono come dire in maniera molto, molto ingenua, nel senso che quando ci sono, se ci sono mille studi eh, che dicono una cosa e due però che dicono il contrario, loro, loro scelgono quei due. In realtà, bisogna cercare in qualche modo di, eh, come dire, Mh, rinunciare alle proprie convinzioni anche quando ci piacciono tanto, eh, se, se poi la scienza ci dimostra che le cose sono in un modo diverso, bisogna adeguarsi alla realtà, non cercare di in qualche modo deformare la realtà per adeguarla alle nostre convinzioni. Il difficile è rinunciare proprio ai propri li pregiudizi cognitivi. In genere, cerchiamo informazioni che confermano la nostra opinione lo chiamano pregiudizio di conferma o bias di conferma. No? E, ecco, l'importante è cercare di capire eh, se ci sono fonti credibili che magari dicono il contrario di quello che ci piacerebbe sentirci dire, ma il mondo non è, come, non è sempre come ci piacerebbe. A proposito proprio di cambiamento climatico, Azzurra Puddu ci chiede eh, come, qual è il modo più efficace di comunicare certe problematiche, come può essere il cambiamento climatico per produrre un cambiamento nelle abitudini delle persone. Oh ragazzi, sì. La, allora, il modo più efficace l'avete inventato voi, non dovete chiederlo a me, l'ha inventata una vostra coetanea che si chiama Greta Thunberg, che è sostanzialmente è riuscita in qualche modo a, a, a sollevare un movimento globale, quello dei Fridays for Future, che, che, che è stato estremamente importante in questi anni, anche per convincere non solo gli adulti in generale, ma anche il mondo della politica che era bisogno di. C'era bisogno ormai di entrare in azione e, e la comunicazione è stata è tanto in questo senso è tanto più efficace quanto più è semplice e diretta. Eh, Greta non è mai stata, non ha mai fatto troppi giri di parole, è stata accusata di qualsiasi nefandezza da adulti poco, poco come dire, coscienziosi. Però in realtà lei non ha fatto altro che citare quello che, quello che dicono i rapporti dell'IPCC, no? i famosi rapporti sul cambiamento climatico eh, del pannello intergovernativo sul cambiamento climatico. Eh, lei cita quelli e, e dice che è ora di muoversi. Dopodiché che cosa le singole persone debbano e possano fare non è tantissimo. Eh, magari un miglioramento, un cambiamento della dieta. Eh, che ne so, non avere il riscaldamento a 25 gradi necessariamente in casa d'inverno e non avere i condizionatori a palla tutta, tutta l'estate, eh, sono piccole cose, magari andare il meno possibile in macchina e se si può, perché poi ci sono anche dei costi, però avere una macchina ibrida o elettrica, insomma provare a muoversi però invece con dei mezzi diversi, sono mille i modi in cui possiamo fare piccole cose. La stessa raccolta differenziata della spazzatura è una, come dire, è una cosa che in qualche modo ci permette di combattere il cambiamento climatico perché ci permette di riciclare più risorse, più materiali, ci permette di incenerirne di meno, per esempio. E, e sono tante piccole cose. In realtà, eh, il, il fatto che le persone agiscano è importante. Allo stesso modo, è importante che si muovano stati e grandi organizzazioni come aziende multinazionali, perché poi, in realtà, se anche tutti noi facessimo il massimo che possiamo. Poi in realtà ci vogliono, ci vogliono anche questi grandi consumatori e grandi emettitori di CO2, eh, altrimenti senza di loro quello che facciamo noi è nulla. Per cui da una parte sì, responsabilizzare le persone che è importante, eh, per esempio noi l'abbiamo fatto con National Geographic con una campagna sulla plastica intitolata Planet or Plastic, eh, sulla raccolta della plastica che sta invadendo gli oceani a ritmo di 8 milioni di tonnellate all'anno, una mostruosità. Per cui ci sono tante piccole cose che possiamo fare per avere più rispetto per l'ambiente. La cosa più importante che possiamo fare è cercare di fare pressione su chi ci governa e su chi ha il potere decisionale. E questo sicuramente non solo come giornalisti ma anche come cittadini quindi una cosa che sta un po' a capo di tutti noi. Sicuramente come singoli cittadini cioè il fatto che i singoli cittadini prendano consapevolezza del problema e, e siano in grado in qualche modo di manifestare questa loro consapevolezza è molto importante. Io credo che, che i milioni di ragazzi che sono stati eh, nelle manifestazioni dei Fridays for Future in tutto il mondo eh, siano, siano stati un veicolo importantissimo anche nei confronti del potere. Senti, torniamo un attimo sulla tua professione. Ci arriva una domanda da Daniele Sanavio. Ma che voi ci siete chiede... convinti che io lavori, io in realtà mi diverto. Eh. Beh, il che è un'ottima un idea da veicolare. Insomma, chi, chi fa il suo lavoro, chi fa un lavoro che, che lo diverte non lavora un giorno nella sua vita, si dice? Infatti. Daniele, Vabbè, ci allora, chiede... Mi, chiede, mi chiede quali figure professionali collaborano in una rivista scientifica. Allora, intanto eh, ci sono i giornalisti che tendenzialmente, per esempio, alle scienze sono tutti quanti laureati in una disciplina scientifica. Per cui, per cui il giornalista è un giornalista che ha spesso o quasi sempre una formazione eh, di tipo scientifico. Poi, poi ci sono i grafici ovviamente che sono quelli che devono impaginare le cose, eh, magari ci può essere, non è il nostro caso, la, la scelta iconografica la fanno grafici giornalisti insieme un foto editor, ovvero sia una persona che ha l'incarico di cercare e selezionare le foto adatte per fare un servizio. Eh, poi ci sono, beh, collaborare anche dall'esterno, ci sono un sacco di giornalisti freelance, ovvero sia di giornalisti che non sono assunti ma scrivono, perché tendenzialmente quelli interni scrivono molto poco. Uh, sono lì proprio per fare quel lavoro che dicevo prima, di chiudere i pezzi, uh, anche commissionare gli articoli, cercare di vedere che cosa si può mettere sul prossimo numero e commissionare gli articoli ai collaboratori che scrivono. Per cui ci sono giornalisti freelance invece che sono quelli che non sono interni a una redazione, ma scrivono per, per uh, diversi giornali, magari anche online spesso e volentieri. Uh, e, poi, e poi tra le figure che collaborano, beh, illustratori esterni perché spesso e volentieri ci sono magari queste infografiche molto complesse eh, che un illustratore fa eh, in collaborazione con la redazione, cioè gli viene fornito un, come dire, un disegno di partenza, uno schema di partenza e poi insieme alla redazione si decide come costruire il risultato finale. Ce ne sono su National Geographic, ma non sono quelle che facciamo noi, sono quelle che fanno i colleghi americani e noi traduciamo. Ci sono delle infografiche straordinarie e mostruose, mostruose perché occupano non so le centinaia di ore di lavoro delle persone, eh, sono con, con dei risultati straordinari in termini di capacità di, di raccontare le cose e di spiegare le cose attraverso l'illustrazione, però sono un impegno veramente mostruoso. E poi, e poi vabbè poi anche gli scienziati, per esempio sulle scienze, scrivono abbastanza spesso, soprattutto gli articoli grandi, quelli che magari sono 6-8 pagine e raccontano lo stato dell'arte di, un certo, di, un certo, di una certa disciplina, quelli sono spesso scritti da scienziati che si occupano di quella materia <coughs> e dunque... E dunque collaborano anche loro con la rivista. A proposito di scienziati con cui collaborate e di scienziati che ti è capitato di incontrare in questa lunga carriera, qual è stata l'intervista più stimolante che ti è capitato di fare? La persona. Oh mamma, l'intervista più stimolante, no, io pensavo qual è stata la persona che ti ha colpito di più, eccetera, eccetera. In ma, generale. Ma vabbè, anche se, se vabbè. hai qualcosa, sicuramente avrai nella tua carriera un po' di persone allora, particolari allora, da raccontare. Sicuramente, sicuramente tra gli scienziati eh, non, non posso non nominare Giorgio Parisi che... Lo sapranno anche tutti i nostri ragazzi. L'anno scorso ha vinto il premio Nobel per la fisica e che è non solo, non solo un fisico teorico di statura mondiale, probabilmente nell'ultimo secolo, ma anche una persona umanamente di straordinarie qualità. Per cui, oltre, oltre al grande scienziato, c'è anche ci sono anche le qualità umane meravigliose di un uomo, di un uomo veramente unico. Eh, tra le persone che mi hanno emozionato di più nella vita da intervistare, Beh, non è stata un'intervista che ho pubblicato, ma è stato un, un dialogo che ho fatto al Festival della Scienza qui a Roma, una persona che non c'entra niente con la scienza, eh, perché doveva tenere un concerto il giorno dopo e ha accettato di parlare di, parlare di scienza e del suo rapporto con la scienza, che è grandissima cantante, la, la, la sacerdotessa del rock Patti Smith. Eh, con, con la quale abbiamo fatto una chiacchierata di un'ora ed è stata probabilmente la cosa che mi ha agitato di più negli ultimi vent'anni. Allora io ormai sono abituato a parlare in pubblico, a parlare con un sacco di persone davanti, a intervistare scienziati anche importanti, a parte Parigi ho intervistato parecchi premi Nobel, eh, ma l'idea di intervistare Patti Smith mi agitava tantissimo, un po' perché... Non sapevo bene che cosa dovevamo dirci. Lei fa la cantante e soprattutto è stata un personaggio importante dal punto di vista della, della cultura pop americana. Eh, Dall'altra parte mi agitava perché sapevo che parlavo con un personaggio che, che negli anni 70, quindi tanti, tanti anni fa, ragazzi, ma... Era al centro del mondo nel senso che lei eh, conosceva benissimo Andy Warhol, padre della pop art, viveva con Robert Mapplethorpe, che è stato uno dei grandissimi fotografi di quegli anni, uno dei fotografi d'arte più celebrati del suo tempo. Eh, andava a fare le presentazioni eh, dei, dei libri con, con quelli della Beat Generation come, come Burroughs e Ferlinghetti. Eh, e poi, o Kerouac okay, per dire. Nomi, nomi più famosi ancora, e poi guarda caso, gente come Bruce Springsteen e Lou Reed le hanno, scri hanno scritto delle canzoni per farle cantare a lei. Ora, adesso, lei è veramente il centro del mondo. Eh, è donna di una cultura sterminata, eh, perché credo che abbia letto quasi tutti i libri di questa terra. E alla fine si scopre che è curiosa di scienza. In tutta questa nostra conversazione, durata un'ora all'auditorium e che mi ha fatto agitare e venire la pelle d'oca. Perché è no, lei non è curiosa, dice io non mi, non mi sono nemmeno diplomata, lei è scappata da un paesello di campagna che era una ragazza di 16 anni, non si è neanche diplomata, non ha fatto, fatto l'università e il college, ma è andata dove, dove c'era la vita, ovvero sia al Greenwich Village di New York a quell'epoca, e lì si è inserita in un mondo dove si è fatta una cultura, tra virgolette, fai da te, e dice io sai di scienza non ci capisco un granché. Ma sono molto appassionata alle vite avventurose degli scienziati. Per cui, si è appassionata a figure straordinarie come Alfred Wegener, che è l'uomo che ha ipotizzato la deriva dei continenti, quella da cui deriva la, la tettonica a placche di oggi. Eh, si è innamorata di Boltzmann, si è innamorata di Riemann, eh, grande matematico tedesco. Mm, ogni, tanto, ogni tanto parla, lei dice, con la statua di Nikola Tesla a New York. Insomma. Alla fine abbiamo fatto una bellissima chiacchierata a cavallo tra le scienze umane, che sono poi la sua specialità, che ha una, una capacità anche psicologica ed empatica straordinaria, e le scienze, le scienze dure, per cui è stato molto divertente. Però non c'è niente che mi abbia agitato così tanto come quell'intervista. Quindi anche inaspettato, personaggi anche inaspettati. Da... Anche sì, sì, anche personaggi inaspettati, assolutamente. Non solo grandi scienziati, ma anche grandi scoperte, grandi eventi scientifici. Ce ne racconti uno dal tuo punto di vista di giornalista che hai vissuto durante la tua carriera? Oh mamma mia, grandi eventi scientifici durante la mia carriera? Beh, ce ne sono stati parecchi. Diciamo che forse eh, dato, dato che tra... Due mesi, ricorre il decennale, la scoperta del bosone di Higgs è stata una delle cose emozionanti, no? il racconto che ha fatto Fabio Gianotti dal CERN di Ginevra, ma di cose, di cose affascinanti e interessanti durante la mia carriera in questi trent'anni ne sono successe tantissime. Il progetto Genoma Umano, no? oggi... Oggi parliamo di manipolare il DNA, eh, fare terapia genica, abbiamo dei risultati straordinari da questo punto di vista. Eh, se non ci fosse stata questa iniziativa che è iniziata prima che io cominciassi a lavorare negli anni Ottanta, ma che è terminata sostanzialmente nel 2000 e adesso è stata depositata la prima sequenza di tutti i nucleotidi del DNA umano, credo che quella sia una delle grandissime imprese della storia recente e che in realtà deve dare ancora la, la stragrande maggioranza dei suoi risultati eh, poi che altro mi può venire in mente le onde gravitazionali ma sono cose recente e poi sono successe anche cose piuttosto bizzarre la fusione fredda per dire negli anni 80 eh, c'è stato questo annuncio che, che due scienziati americani, chimico e un fisico, avevano scoperto la fusione nucleare a bassa temperatura e che in realtà non era una scoperta, ma era una bufala. E nonostante tutto su questa cosa non si è più andati avanti, sono 40 anni che qualcuno prova a capire se davvero esistono questi fenomeni, ma non siamo ancora riusciti a capirlo. Bene, insomma, un sacco di fermento comunque continua ad esserci. Appunto dal, dal punto di vista dell'informazione, nulla comunque come due anni e mezzo di pandemia. Eh. Eh, beh, effettivamente, penso che dal vostro eh. punto di vista sia stata una cosa molto difficile da raccontare, eh, soprattutto sì, perché è stata impresa stata diretta. abbastanza massacrante, sì. E perché non solo impresa diretta. Eh, guarda, ne parlavo, ne parlavo qualche tempo fa durante un corso universitario e uh, Ho tenuto una lezione in cui parlavo di, di informazione in pandemia. Ho trovato una, una fonte che, tra l'altro, è la, come dire, il braccio americano Nord e Sud America dell'OMS. In cui leggevo che solo nel mese di aprile del 2020, proprio i primi mesi quando, quando era un bombardamento, sono stati caricati 360 milioni di video su YouTube a tema, a tema Covid. 360 milioni. cioè C'è stata una tale tempesta anche di articoli scientifici, di tutto, che non, solo, non è che non si poteva seguire tutto, non si poteva seguire che una minima, minima, infinitesima parte di quello che stava accadendo. Insomma, una cosa, non basterebbe una vita per, per vedere, per leggere tutto il materiale che è stato prodotto? No, per, per riavvolgere il film di questi due anni e mezzo dal punto di vista e della scienza e dell'informazione sulla scienza non, non basta una vita probabilmente ci servirà un po' di, anche di tempo di distanza per valutare complessivamente quello che, che è successo, quello che abbiamo potuto fare, il contributo che abbiamo potuto dare. Senti, siamo quasi in chiusura, tornerei un attimo sulla tua carriera di giornalista scientifico eh, con alcune ultime domande che ci sono arrivate. Eh, come ci raccontavi all'inizio, non era nei tuoi piani fare il giornalista, Matteo Fasano ci chiede se... C'è una cosa che ha svolto un ruolo importante nella decisione di diventare giornalista scientifico? Ah, sì, il cioè, fatto che mio padre mi manteneva ormai da 26 anni e, e a quel punto <ride> lì gli ho detto che era il caso di trovarsi un lavoro onesto. Uh, no, scherzi a parte. Sì, quella, quella è stata una cosa. È stata una cosa abbastanza rilevante. Uh, ero un ragazzo abbastanza con la testa sulle spalle. Uh, venivo da una famiglia umile con un papà operaio e una mamma casalinga. E nel momento in cui ho avuto un'opportunità, ho detto proviamo a percorrerla. Dopodiché, mi, non per merito mio suppongo, ma per i casi della vita, ho, ho avuto la fortuna di percorrerla in lungo e largo e bene. Uh, però, però ecco. Diciamo, diciamo che lì c'era un'opportunità eh, l'opportunità me l'hanno offerta perché sembrava che le cose funzionassero quando ho fatto le prove e i colloqui e ho detto vabbè vediamo che cosa succede anche perché uno poi può anche cambiare eh? non è che eh, inizi a fare una cosa e devi fare per tutta la vita quella non, non è necessario Senti, parliamo invece adesso di che cosa c'è nel futuro, che cosa vorresti fare se potessi decidere anche domani di strutturare qualcosa da zero. Prendo, prendo lo spunto di una domanda in cui ci chiedono se avessi uno spazio televisivo in prima serata, come vorresti strutturarlo, ma anche se non fosse la televisione, se potessi scegliere un, un tuo modo da zero nuovo nel futuro di comunicare la scienza? Io, io se potessi scegliere un mio modo nuovo nel futuro di comunicare la scienza proverei a raccontare tutto quello che non ci raccontano a scuola. Ovvero, quando usciamo dalla scuola, dalle superiori, ci siamo fatti un'idea della scienza come di un, come dire, una serie di passi progressivi, no? Uh, oggi succede questo, domani succede quell'altro, poi tizio scopre quell'altra cosa, quell'altro tizio ne scopre una in più e superiamo, ogni volta si supera la cosa precedente. In realtà a me piacerebbe tantissimo raccontare le storie dei fallimenti della scienza, che sono infinitamente di più dei suoi successi, perché poi uh, dai fallimenti si sono costruite nuove idee, nuove teorie, nuovi esperimenti per verificare <coughs> davvero che cosa succedeva. Nei fenomeni, eh, nei fenomeni naturali che non riuscivamo a spiegare o a capire. E, e, e sostanzialmente sono stati i fallimenti, sono stati gli insuccessi, sono state, la dico nel romanesco, le capocciate al muro degli scienziati che ci hanno fatto progredire, più che le grandi intuizioni. Le grandi intuizioni sono venute eh, su, sulla scorta degli insuccessi degli altri. Per cui, per cui credo che raccontare la scienza come qualcosa no, di, di straordinariamente lineare, non come un processo lineare, ma come un, una cosa estremamente tortuosa, come un cammino della conoscenza che ha costato fatica e vita a un sacco di gente, credo che sia una cosa che, che ci aiuterebbe anche un po' a capirla di più e a capirla meglio. E dall'altra parte a non pretendere risposte immediate dalla scienza quando abbiamo delle domande che sono ancora senza risposta. Perché non è che quelle risposte lì ce le, ce le abbiamo nel taschino della camicia. No? Bisogna, bisogna cercarle e non è detto che riusciamo a trovarle sempre. Grazie Marco di, di, di averci raccontato la tua esperienza e il tuo punto di vista. Chiuderei con un'ultima domanda, una battuta rapida. Un consiglio a un giovane studente o studentessa che volesse avvicinarsi al mondo del giornalismo scientifico? Beh, un consiglio a un giovane studente e studentessa che vuole avvicinarsi al mondo del giornalismo scientifico. Allora, intanto, oggi come oggi ci sono un sacco di spazi in più rispetto a prima. Tra l'altro, ci sono un sacco di giovani divulgatori che si sono inventati anche dei mestieri, no? che, che stanno eh, su YouTube o su Instagram, fanno spettacoli, scrivono libri. Eh, voglio dire, uno come, uno come Barbascura X che non è tra i miei preferiti, sono segnatevelo, eh, però è andato anche a Pechino Express. Voglio dire, succede di tutto nel mondo della divulgazione. Per avvicinarsi al mondo del giornalismo scientifico ci sono tante strade. Intanto, io consiglio sì di prendersi una laurea in una disciplina scientifica, quella che, che vorreste, eh, quella che vi piace di più, anche perché non c'è un percorso, come dire, un percorso universitario per fare il giornalista scientifico. Dopo la laurea ci sono diversi master in comunicazione della scienza eh, che aprono a diversi, diversi mondi, anche quello di fare l'ufficio stampa all'INFN, posso dire l'ufficio comunicazione all'INFN. C'è un po' di tutto. Eh, per cui le possibilità sono poi entrare in un giornale, entrare in uffici stampa e uffici comunicazione, fare, beh, per esempio, fare come, non lo so, la mia amica Beatrice Mautino, eh, che con un gruppo di altri divulgatori ha fondato una. una una, come dire, una piccola startup eh, in cui uno, uno scrive un libro, fanno spettacoli, fanno podcast. Tra l'altro, il podcast di Beatrice eh, che fanno con Emanuele menietti sul Post è un podcast di grandissimo successo in questo periodo, iniziato da, da poche settimane. Eh, Fanno, fanno per esempio il Food and Science Festival di Mantova in cui si parla di cibo scienza e quindi si parla di agronomia, di futuro del, dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Eh, ci, sono, ci sono un sacco di sbocchi da quel punto di vista. Credo che. I master in comunicazione e la scienza, a cominciare da quello della Sissa di Trieste, che è stato forse, anzi senza forse, il primo, ma adesso ce n'è uno sicuramente a San Raffaele a Milano, ce n'è uno a Roma alla Sapienza, eh, ne, ha, ne ha aperto uno l'Università di Padova, eh, credo ci sia anche a Bologna, insomma ce ne sono una quantità industriale di questi master in comunicazione e la scienza. Spesso e volentieri aprono un pochino le porte, uno si fa un'idea, intanto comincia a. A frequentare il mondo della comunicazione e quindi comincia a farsi dei contatti, che sono poi la cosa più importante no, per cominciare a fare un mestiere. E poi si fa anche un'idea di cosa gli piacerebbe fare, perché ci sono anche un sacco di trasmissioni minori. Non è necessario essere Alberto Angela, ecco, eh, un sacco di trasmissioni minori anche in televisione che danno, che danno aperture e possibilità. Insomma, dei giovani che, che si sono diplomati alla Sissa qualche anno fa, recentemente hanno fatto un programma anche sulla Rai. Diciamo che le opportunità sono anche. Sono diventate molte di più di quando ero ragazzo io dove o entravi alle scienze o entravi alle scienze. O eri già Piero Angela, ma quella è un'altra storia. Sì, infatti, guarda, su questa bellissima diciamo, panoramica sui tanti modi di fare comunicazione della scienza, chiudere questo incontro e mi sento di ribadire per una volta mi sbilancio, il nostro è un mestiere bellissimo, quindi incoraggio tutti quelli che, che sono interessati a, a provarci. Ti ringrazio ancora di essere stato con noi e do appuntamento a chi ci sta seguendo al prossimo e ultimo appuntamento di questa serie, che sarà mercoledì 25 maggio alle 18, con Anna Grassellino. Che oggi è direttrice del centro SQMS il Superconducting Quantum Material and System del laboratorio Fermilab di Chicago, che si occupa appunto di ehm, quantum computing. Ho visto nei commenti qualche domanda a proposito eh, di meccanica quantistica, quindi vi invitiamo a venire eh, ad assistere al prossimo appuntamento, che sarà quello ideale per parlare di, di questo argomento. Grazie ancora Marco di essere stato con noi. Se posso aggiungere al ragazzo che mi ha chiesto se mi offrisse uno, uno un spazio televisivo in prima serata di tre ore ecco non farei un talk show, quello poco ma sicuro. <ride> no, grazie a voi e ragazzi in bocca al lupo a chi ha la maturità tra poco e vabbè fate le vostre scelte, ha ragione Anna che è un lavoro bellissimo e tra l'altro si può fare in mille modi diversi. Assolutamente, grazie ancora e buona serata. Grazie a voi.